Tutti, oggi sono qua per mostrarvi i libri che ho comprato recentemente, nel senso che non faccio un book haul da tipo luglio, quindi sono passati un po' di mesi nel frattempo. Non ricordo tutti i libri in realtà che ho comprato, però ne ho selezionati un bel po' da mostrarvi oggi. Direi di partire dai libri che mi sono stati inviati dalle case editrici. Il primo che vi mostro è Abigail di Sobo Mogdo, edito da Edizioni Anfora al prezzo di 18 euro. Questo libro l'ho già letto e già recensito qua sul canale, trovate la recensione nelle schede qua sotto in descrizione. È un libro di una scrittrice ungherese, probabilmente la più famosa all'estero. La protagonista è una ragazzina che dalla sua bella casa di Budapest viene portata dal padre senza motivo apparente in un collegio. È una storia ambientata durante il periodo della guerra in Ungheria, cosa secondo me molto interessante ed è una lettura che mi ha piacevolmente sorpresa. Sempre di Sobo Mogdo ho ricevuto anche Per Elisa, sempre di Edizioni Anfora, con un prezzo di 18 euro. Questo libro lo devo ancora leggere, ma sono veramente molto curiosa perché mi sto avvicinando sempre più alla letteratura ungherese. Per chi non lo sapesse, ho origini ungheresi, quindi mi fa molto piacere. Questa è l'ultima opera scritta dell'autrice e ripercorre la sua vita fino all'esame di maturità. In Ungheria è veramente super apprezzato e considerato un po' il capolavoro dell'autrice, quindi sono ancora più curiosa di leggerlo. Da Edizioni ho ricevuto invece Il giovane robot di Sakumoto Yuzuke, anche questo già letto e recensito qua sul canale. Il prezzo di copertina è di 16 euro. Questa storia ha per protagonista appunto un robot infiltrato nella società, più in particolare nella scuola giapponese, e deve riferire appunto quello che accade. È una storia che all'inizio mi ha ricordato tantissimo i manga che leggo solitamente. Amando il Giappone, poi è sempre bello ritrovarlo in quello che leggo. E nella seconda parte del libro ci sono dei risvolti, diciamo, più drammatici, che ho apprezzato veramente tanto, che fanno riflettere sui sentimenti, sulla propria personalità, sul rapporto con gli altri. Quindi è una lettura che se non avete ancora fatto vi consiglio di fare. Andando avanti, Reincarnation Blues di Michael Poore, edito sempre da Edizioni O al prezzo di 18 euro, un libro che mi avete visto recentemente perché appunto è stata una delle mie ultime letture e anche di questo libro trovate già la recensione, non sul blog però, ma sul sito di Lega Nerd, vi lascerò il link poi qua sotto in descrizione. Il protagonista della storia è un'anima antica, Milo, che si è reincarnato 9.995 volte, così attaccato alla vita che proprio non se ne vuole separare, però non può continuare così all'infinito. Entro la 10 millesima vita dovrà o raggiungere la perfezione o andrà perso, diciamo, nel nulla. Una storia che mescola un po' di filosofia, senso della vita, sull'esistenza, a fantascienza. Ci sono infatti diversi capitoli che parlano della vita di Milo, anche in un ipotetico futuro, spesso e volentieri agghiacciante, ed è la parte che ho preferito del romanzo, perché è quella che mi ha tenuto veramente incollata alle pagine. Ero veramente molto curiosa di sapere che cosa sarebbe successo al nostro protagonista. Non sono stata troppo convinta dallo stile dello scrittore, dalla sua comicità, però è stata una lettura comunque interessante. Abbiamo poi Il lungo viaggio di Becky Chambers, edito da Fanucci Editore, al prezzo di 16,90 euro, mi sembra, esatto. Anche di questo trovate una recensione qua sul canale. La protagonista Rosemary è un'umana nata su Marte che per fuggire dal suo passato, dalla sua famiglia, si imbarca su una perforatrice, ovvero una nave che crea tunnel nello spazio per rendere più facile, diciamo, il viaggio. L'equipaggio è misto, ci sono diverse razze aliene. È un libro che parla in generale tantissimo di diversità, ma è anche una bellissima avventura galattica che non mi è dispiaciuta per niente. Infine, un libro che mi è stato inviato dall'autrice che devo ancora leggere, ovvero Avvento di Deborah Spatola, edito da Nero Press Edizioni al prezzo di 17 euro. Questo libro mi ha incuriosito per la trama un po' articolata. Comunque, si tratta di un urban fantasy che coinvolge anche i Nephilim. Non ho letto tantissimo in questo settore, quindi sono doppiamente curiosa di leggerlo. E poi, come in ogni fantasy che si rispetti, la lotta fra il bene e il male è sempre presente. Partendo ora con i libri che ho acquistato io, il primo che vi mostro è L'amore è un dio di Eva Cantarella, edito da Feltrinelli al prezzo di 9 euro. È il libro che mi sono portata nella mia vacanza a Cefalonia. L'avevo scoperto veramente per caso perché stavo cercando un libro ambientato in Grecia e questo mi ha conquistata immediatamente. Anche questo l'ho letto appunto in vacanza, mi è piaciuto veramente
tantissimo. Se vi piace la Grecia, ma soprattutto la mitologia, la storia dell'antica Grecia, il diritto, le leggi, la cultura, i costumi, i tipi di relazioni che c'erano fra le persone. Questa è una lettura che vi consiglio di fare. C'è poi un libro che ancora non ho trovato il coraggio di leggere, ovvero Nuvole di Fango. Questo libro è di un'autrice, se non sbaglio, olandese. Vorrei evitarvi la pronuncia errata, del suo cognome, comunque, così come per tutti i libri troverete titolo e autori scritti in descrizione. Edito da Fazio Editore al prezzo di 16 euro, è una storia che tratta un tema molto delicato, come quello della pedofilia. Il protagonista, infatti, è un pedofilo e noi seguiamo la storia, se non sbaglio, dal suo punto di vista. È un romanzo, che conta neanche 200 pagine, quindi è breve, ma deve essere una lettura veramente super intensa e per questo non voglio affrontarla alla leggera, ancora non ho trovato il momento giusto. In un raptus di follia ho fatto un acquisto che non dovevo fare, ma a mia discolpa posso dire che appena l'ho visto, l'ho preso in mano per guardarlo un po' meglio, poi non sono riuscita più a metterlo giù, non mi si staccava dalla mano. Fatemi sapere se capita anche a voi. Comunque, Il giardino delle parole di Makoto Shinkai, edito da J-Pop al prezzo di 14 euro. Questo è il romanzo appunto tratto dal film di Makoto Shinkai che ho visto e che mi è piaciuto abbastanza. Non è quello che preferisco fra i suoi film, però devo dire che ha un'eleganza e un'atmosfera veramente unici. Sono molto curiosa di leggere questo romanzo perché è molto corposo. Il film, se non sbaglio, si aggira sui 40 minuti, quindi si tratta di un mediometraggio. E sono curiosa di vedere che cosa verrà raccontato in tutte queste pagine. Sono curiosa di vedere se ritroverò un po' quell'atmosfera che mi aveva affascinato del film. Ho preso poi la trilogia di ACOTAR, A Court of Thorns and Roses. Perdonate come al solito la mia pronuncia orribile. Comunque, questa trilogia è di Sarah J. Maas, edito dalla Bloomsbury al prezzo di 7,99 sterline. Penso tutti, sì. Questa trilogia fantasy l'ho già letta, mi è piaciuta veramente tanto, in particolare il secondo volume, A Court of Mist and Fury, è il mio preferito in assoluto, è uno dei preferiti che ho amato di più nel 2017. La storia parla di un mondo in cui le fate sono viste un po' come i cattivi della situazione, in particolare la protagonista Feyre ha un odio smisurato per le fate, fino al giorno in cui ne uccide una ed è costretta ad andare nel mondo delle fate per ripagare, diciamo, questo debito. Insomma, una vita per una vita. La storia segue quindi la sua, diciamo, avventura nel mondo delle fate, razza che disprezza nella maniera più totale, e con lei scopriamo un po' i meccanismi, le varie corti, i poteri, questo mondo fatato, insomma. Ed è una cosa che mi ha affascinato tantissimo, in particolare mi sono piaciute tanto le descrizioni dell'autrice, in particolare dei profumi, degli abiti veramente spettacolari, e poi come non innamorarsi delle fate, che guarda caso sono tutte bellissime. Ho preso poi Anima di Waidi Mouawad, purtroppo non lo so pronunciare bene, quindi perdonate la mia pronuncia. Comunque il libro è edito da Fazio Editore al prezzo di 18,50 euro. Puntavo questo libro da una vita, veramente lo volevo leggere tantissimo, e poi è capitata un'offerta, se non sbaglio, forse quest'estate, quindi ne ho approfittato per recuperare questo e Nuvole di Fango che vi ho mostrato poco fa. Dovete sapere che a me piacciono le cose un po' strane e agghiaccianti, cioè mi lascio impressionare facilmente, però allo stesso tempo non ne posso fare a meno. E questa sembra una storia veramente giusta, qualcosa di strano e inaspettato. La storia parte dall'omicidio di una donna e l'unico testimone è un gatto, e da quanto mi sembra di aver capito, la storia è narrata dagli animali, quindi qualcosa di veramente particolare che secondo me sarà meraviglioso, o almeno lo spero per altissime aspettative per questo libro. Continuando, 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, edito da Adelphi al prezzo di 10 euro. Preso però durante la promozione del 25%, quindi l'ho pagato 7,50 euro. È un libro veramente breve che ho già letto e terminato. Sono rimasta un tantino delusa da questa lettura. Mi era stato consigliato tantissimo questo libro. Io non dico di essere una grande appassionata di scienza, però ho avuto sempre un po' il
pallino per queste cose qua. E quindi mi aspettavo di più. Non è un libro scritto male, è veramente interessante come vengono comunque spiegate alcune leggi fisiche, fra le più importanti che vengono applicate, che magari utilizziamo o vengono sfruttate tantissimo nella società di oggi, però sinceramente per me è stato come rileggere degli appunti presi durante scuola. Fra i miei ultimi acquisti c'è anche Tartaruga all'infinito di John Green, edito da Rizzoli al prezzo di 17,50 €. Questo libro lo avevo cominciato nella mia challenge delle 24 ore, leggere per 24 ore, insomma avevo fatto anche un vlog al riguardo, ed è un libro che non mi è dispiaciuto tutto sommato, non è stato nulla di che, però è stata una lettura piacevole nel momento in cui l'ho fatta, è riuscita comunque a intrattenermi. È scomparso un miliardario e viene offerta una considerevole somma a chi lo scoverà o avrà delle informazioni al riguardo. Per questo la protagonista e la sua migliore amica si mettono, diciamo, a indagare. Quello che mi aveva spinto ad acquistare il libro è che la protagonista è affetta da disturbo ossessivo compulsivo. Quindi mi sembrava molto interessante seguire dal suo punto di vista la malattia, le problematiche a cui deve far fronte ogni giorno. E da una parte mi è piaciuto ritrovare un personaggio diverso in questa storia, dall'altra ho trovato che si affrontasse il tema con un po' di superficialità. Questo libro mi incuriosiva veramente tanto per la scrittrice, perché avevo già letto di suo Il miniaturista e mi aveva colpito tanto per lo stile, però ero un po' titubante a recuperarlo in lingua inglese perché temevo fosse troppo difficile per il mio livello, ma poi ho scoperto che esisteva anche in italiano e quindi l'ho recuperato immediatamente. Sto parlando della Musa di Jessie Barton, edito da Mondadori. Purtroppo il prezzo non riesco a trovarlo sul libro, lo troverete scritto comunque in descrizione. Sinceramente so pochissimo della trama, se non che anche in questo caso c'è un mistero che dovrebbe riguardare un quadro e che la storia è ambientata negli anni 60. Speravo di leggerlo già verso Natale perché appena acquistato ero curiosissima, ero proprio in vena. Però poi ho letto qualche cos'altro e diciamo l'ho messo un po' da parte. Però spero veramente di leggerlo super presto. Così come sono molto curiosa di leggere Caraval di Stephanie Garber, edito da Rizzoli al prezzo di 18 €. Il Caraval dovrebbe essere una sorta di spettacolo itinerante a cui vuole partecipare la protagonista per scappare un po' dal padre. Quando però viene accettato il suo invito, scoprirà che il gioco ruota attorno alla sorella. Per riavere indietro la sorella dovrà infatti vincere il gioco del Caraval. Ho sentito pareri molto discordanti su questo libro, sono curiosa di farmi un'opinione mia, anche perché le premesse comunque mi incuriosiscono tanto e devo dire di essere leggermente sobbalzata quando ho scoperto che la sorella della protagonista si chiama Tella. Mi ha portato indietro ai tempi del liceo in cui mi chiamavano appunto Tella. Non c'entra niente, lo so, però sono queste piccole cose che ti fanno sentire legata in un modo che non si riesce a spiegare, no? Giuro che la smetta di cincischiare e di dire cose senza senso. Torniamo seri. Il gigante sepolto di Kazuo Ishiguro. Quest'autore sta diventando sempre più popolare perché ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2017. Di suo non ho ancora letto niente, però sul Kindle da un'infinità di tempo, Non lasciarmi, in inglese, ma non mi sono mai decisa a leggerlo, quindi ho deciso di puntare invece su questo libro che mi ha ispirato tantissimo una volta visto in libreria e ho approfittato degli sconti Einaudi per recuperarlo. Edito, come vi dicevo, da Einaudi. Il prezzo di copertina sarebbe di 13 €. Il libro mi ha affascinato tantissimo perché è legato a Re Artù e si parla tanto dell'importanza del ricordo, della memoria, della colpa. È un romanzo un po' fantastico, diciamo. Parla però dell'importanza del vivere in armonia nel quotidiano. Un mix secondo me interessante che non vedo l'ora di sperimentare. Ho acquistato poi The Language of Thorns di Leigh Bardugo, una raccolta di storie ambientate nel mondo Grisha. Ho terminato molto recentemente di leggere Shadow and Bones, la trilogia principale di Leigh Bardugo. Mi è piaciuta veramente tanto, anche secondo me è un po' scemata verso la fine. E oltre a raccogliere appunto delle storie ambientate in questo mondo, l'edizione è illustrata, è veramente decorata e curata tantissimo, quindi è un pezzo secondo me
bellissimo da avere. Spero che anche il suo contenuto faccia una bella figura, che regga il passo con l'edizione meravigliosa. Ho preso poi Follia di Patrick McGrath, autore che conosco per via di Spider, penso si chiami, adesso non ricordo il titolo preciso. Comunque è un libro da cui è stato tratto un film che ho visto recentemente, che mi aveva inquietata ma anche incuriosita. Come potete vedere da questo bellissimo, super estetico adesivo giallo che ancora non sono riuscita a togliere, ho pagato il libro 5,90 €, era fra le offerte, ed è edito da Adelphi. La storia parla di un amore malato fra Stella ed Edgar, un artista criminale, e mi affascina questa morbosità. In particolare sono curiosa di vedere come l'autore tratterà l'argomento, proprio perché ho visto, tra virgolette, qualcosa di suo. Quindi sono affascinata da questo modo di entrare nel profondo, nelle personalità, di analizzare il turbamento e la passione. Ho infine quattro recuperi, diciamo, usati. Il primo di questi che vi mostro è Villain di Shuichi Yoshida, libro che è uscito in realtà anche in italiano, non ricordo l'esatto titolo, comunque edito da Feltrinelli, vi lascerò il link anche di quello qua sotto in descrizione. Si tratta di un thriller, edito dalla Vintage per 7,99 sterline, che io in realtà ho pagato, mi sembra, 2,80 € usato. Comunque sono veramente intrigata perché, come ho già avuto modo di dire in questo video, mi piace la letteratura anche contemporanea giapponese, e in particolare sono attratta da ciò che è misterioso e un tantino macabro. Penso di non aver mai letto un thriller mystery giapponese, quindi ero molto incuriosita da questo romanzo. Quando l'ho trovata così poco in inglese, non ho saputo resistere. L'ha già letto Mr. Chibi e gli è piaciuto, ma è rimasto un tantino perplesso sul finale, quindi spero di leggerlo presto in modo da confrontarci. Altro recupero giapponese, 5 donne amorose di Ihara Saikaku, edito da Adelphi al prezzo di 20 € mi sembra costi l'edizione nuova. Io l'ho pagato 10 usato, appunto. Allora, di questo libro so in realtà veramente poco. Mi è stato consigliato perché mi piacerebbe approcciarmi alla letteratura non soltanto contemporanea giapponese, e questo è, diciamo, uno di quei classici, tra virgolette. Il genere è un po' quello dei racconti del mondo fluttuante. È una raccolta di storie che analizza un po' non solo la figura femminile, ma anche le varie relazioni che ci sono, ad esempio, fra i mercanti, le concubine. Intreccio quindi di vite diverse e la passione che ne scaturisce. Sono un tantino intimorita da questo libro, ho una paura pazzesca che non mi piaccia, però allo stesso tempo penso che possa essere di stimolo per arricchire comunque la mia cultura. Altro libro di un autore giapponese recuperato questa volta tramite scambio è Il fiume Chi di Sawako Ariyoshi, edito dalla Yakabook al prezzo di, qui è segnato, 27.000 lire, quindi si tratta di un libro abbastanza vecchiotto. Come per il libro precedente, ero alla ricerca di un romanzo ambientato in Giappone, di uno scrittore giapponese, però ecco, non proprio contemporaneo. In questo caso non mi sono informata tantissimo, ho visto che era disponibile su Watchbooks, quindi ne ho approfittato subito. Mi sembrava una bella occasione per scoprire veramente qualcosa di nuovo, diciamo, dal nulla. Infine, l'ultimo libro che vi mostro oggi è un libro che ho trovato per caso da libraccio. Non sapevo nulla di questo libro, in realtà ancora oggi so veramente pochissimo a riguardo, però mi ha ispirato veramente tanto, e sto parlando di The Ladies of Grace Adieu. Questo libro è di Susanna Clarke, edito dalla Bloomsbury al prezzo di 5,99 sterline, io l'ho pagato 4,90 €. Quello che mi ha spinto all'acquisto è stato il retro del libro, perché l'autrice viene paragonata a Jane Austen, che a me è piaciuta tantissimo in Orgoglio e Pregiudizio. Le storie sono tipo favole, racconti che prendono spunto dalla mitologia un po' scozzese, vedono per protagoniste i principi, principesse, fate e altre figure mitologiche fantastiche. Quindi mi sono detta: perché no? È tutto quello che potrei desiderare in un libro. E poi, come ho già detto, mi piace buttarmi e scoprire cose nuove. Inoltre, questo libro ha delle premesse veramente molto interessanti. Si tratta di una raccolta, diciamo, di favole, quindi potrei anche leggerne magari una ogni tanto. Questa
questi erano quindi tutti i libri che ho acquistato recentemente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, ma soprattutto se anche voi avete acquistato qualcosa in quest'ultimo periodo e se avete letto i libri che ho citato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!